Le contemporanee e Unipolsai hanno deciso di conoscere e migliorare il rapporto tra donne e educazione finanziaria. Per questo abbiamo incontrato quattro donne, diverse per età, temperamento e professione. Antonella, Francesca, Eleonora, Giulia. Tutte storie vere. Dalla mia parte si dice che la ricchezza di una casa la fa una donna. Visto che il mio primo grande investimento è stato un investimento a perdere, ho acquistato una moto che in realtà non potevo guidare per età e per cilindrata. Il prossimo grande acquisto sarà veramente strettamente personale, un importante master. Se magari fosse insegnata a scuola educazione finanziaria, non sarebbe un problema ora che siamo adulti. La mia paura più grande è perdere il lavoro. Una cosa è mettere da parte i soldi, altra cosa è poi essere nelle condizioni di investirli nel modo migliore. Ci dobbiamo mettere a leggere libri, capire questi termini che magari sono un po' astratti per noi. Paroloni, ma con un po' di impegno ce la possiamo fare. Ci hanno raccontato sogni, difficoltà, progetti di vita. Senza imbarazzi, quindi, abbiamo parlato di soldi, paure, opportunità e futuro.